nella presentazione ho visto tanta tanta passione, come se il teatro è parte integrante della tua vita. Diciamo, facciamo questo da una vita, posso dire, e quindi siamo cresciuti qui, abbiamo abitato qui, è parte integrante di noi, della nostra, è la vita il teatro, la musica, l'arte. Io sono violinista e sono anche un po' prestato al teatro, ma diciamo la nostra esperienza è a 360 gradi, mia, di mia sorella insieme a Pina Cipriani, la compagna, la moglie di Franco e tutta la nostra famiglia, quindi... È un programma nutrito, un programma con 22 impegni teatrali, quindi praticamente c'è da vedere, si spazia dal classico a quella che può essere una fase evolutiva del teatro, quindi un teatro scuola sperimentale anche. Sì, perché noi ricerchiamo sempre, anche senza cadere in determinate esagerazioni oppure elucubrazioni. I nostri spettacoli, anche i classici per esempio, sono sempre declinati in una maniera sperimentale, in modo sperimentale, in modo nuovo, e cerchiamo compagnie, personaggi nuovi che possano portare il loro apporto al teatro. Io faccio una domanda cattivella: qual è la persona che passando per il San Carluccio è riuscita ad ottenere il massimo dal mondo dello spettacolo? Ma ce ne sono tanti, sono tantissimi, tantissimi. Benigni in primis, ovviamente, Benigni in primis. Poi c'è Salemme, vari, sono Servillo, Tony Servillo, Silvio Orlando. Per il secondo anno qui a San Carluccio porterò la rassegna teatrale da La Corte della Formica, una rassegna di corti teatrali che è la sua quinta edizione. Come dicevo, è il secondo anno che siamo qui ospiti al San Carluccio. Si tratta di 9 corti teatrali provenienti da tutta Italia, suddivise in 3 settimane di programmazione. Abbiamo una giuria presieduta dal regista Carlo Cerciello con nomi dello spettacolo e della cultura napoletana che hanno volentieri aderito a partecipare appunto come giurati a questo festival, che comincerà il 7 di ottobre con lo spettacolo Fuori Gara portato in scena dalla compagnia Teatro a Vapore diretta da Gian Piero Schiano, e poi invece dal 9 ottobre comincerà con la sua programmazione proprio di gara. Noi ti seguiremo e vediamo, saremo per la serata finale, va bene? Con piacere, con la premiazione che si terrà al Teatro Modernissimo qui a Napoli.